Salve a tutti, benvenuti, bentornati. Come sempre invito a iscriverci, lasciare un like, condividere e commentare. Vi faccio una recensione che è proprio così, molto molto rapida, di un film che vale la pena vedere solamente per quanto sia imbarazzante. È della società cinematografica Asylum, che è famosissima per fare, diciamo, B e C movie. Scopiazzature low budget, low cost di film molto noti, ha beccato, come si dice in napoletano, ha ingarrato una sola serie TV che è Zeta Nation, che è la versione dell'Asylum di The Walking Dead, che però ha avuto un successo abbastanza importante, ma per il resto fa dei film con, diciamo, potenzialità. Effetti speciali, recitazione che sono veramente imbarazzanti. Il film si chiama Flight World War II ed è la scopiazzatura di un film del 1980 che è Countdown Dimensione Zero. E vi posso garantire che è molto semplice, è la storia di un aereo che con destinazione Germania, Berlino, mentre attraversa la Francia si ritrova in una tempesta per la quale attraversa questa tempesta e si ritrova nei cieli tra Francia e Germania, però del 1940. Quindi si trova indietro nel tempo e poi ritornano nel presente. Il film è girato nel 2012, se ricordo bene. Però la cosa imbarazzante è uno, è tutto girato o in questo aereo oppure 1940 è ambientato in una sorta di tenda di un accampamento dell'esercito inglese. E seconda cosa, che è molto imbarazzante, lo trovate su YouTube in inglese, io l'ho visto una delle tante piattaforme di streaming gratuite, l'ho visto su Rakuten. Quello che è più imbarazzante è la fine, dove si vede l'aereo atterrato con i mezzi di soccorso ed è Flight Simulator, cioè non hanno neanche girato in un aeroporto. E questo è veramente imbarazzante. Quindi questo è il primo o secondo video recensione in cui do un voto bassissimo, do una stella su 5, però è da vedere per quanto sia imbarazzante, soprattutto se conoscete il film con Kirk Douglas del 1980 con anche Martin Sheen, che è un cult della cinematografia ed è anche uno di quei film che affronta la tematica dei viaggi nel tempo e i suoi paradossi. Quindi guardatelo con l'occhio di chi sta vedendo un film che è qualcosa della Asylum. Yotobi Karim Musa ci ha fatto decine di video sui film della Asylum, però questo mi ha colpito veramente perché ho detto: ma è mai possibile? Ho visto bene che hanno utilizzato Flight Simulator per fare la scena dell'aereo atterrato con i mezzi di soccorso, perché è imbarazzante. Beh, io vi ringrazio per questo video recensione anomalo. Vi invito a iscriverci, lasciare un like, condividere e commentare e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!